Giro di notte per vederla bella. La notte scura e la bella non vedo. Vedo una luce in quella finestrella. Sarà la bella che la va a dormire. Dormi pur bella e dormi là sicura. Nel tuo palazzo c'è una guardiola. E nel tuo uscio c'è una sentinella. La chiave del tuo cuore la tengo in mano. Questa è la strada delle tre catene. Chi va e viene resta incatenato. E mica son passà sol che una volta son danza catena fino alla morte. Mezzo la mare c'è di un alberino, con le radici riva alla pianura, con le radici riva alla pianura, saia di cantare chi salta fura. Dove sono? Buonasera. Nel 1978 eravamo vaganti in una notte d'inverno, c'era molta nebbia. Avete presente la nebbia che ci può essere certe volte verso novembre? Stavamo venendo a Monghidoro, eravamo due ragazzi giovani, molto giovani. A un certo punto ci siamo persi, perché allora non c'erano le luci dappertutto, c'era ogni tanto qualche luce, ma nella nebbia non si vedeva niente. Arrivati all'altezza del Ben Minghin, disperati, scendiamo dalla macchina chiedendoci: ma dove sarà Monghidoro? E voi non ci crederete, ma noi abbiamo sentito cantare e abbiamo detto: sarà di là, perché Monghidoro è un paese che canta, perché era proprio il paese che cantava. Da lontano si sentiva. Allora scoprimmo che erano semplicemente una decina di persone lì dentro nell'osteria che stavano cantando. Monghidoro è ancora un paese fortunato, ci sono due o tre realtà che consentono di trovarsi insieme e di farlo. Ci sono poi anche tutti i ragazzi che si ritrovano e cantano le loro canzoni e via dicendo. Stasera abbiamo voluto fare incontrare realtà che continuano delle tradizioni, persone che cantano nella realtà del paese, quindi cantano per il paese. C'è la Compagnia del Maggio che canta quando c'è bisogno, cioè quando c'è il maggio o per trovarsi. Poi c'è il coro parrocchiale che canta quando è necessario in chiesa esprimere attraverso il canto la propria fede. C'è il coro Scaricalasino, che è un emblema di Monghidoro, per Monghidoro l'equivalente di una banda. C'è infine colui che è arrivato qui a Monghidoro, che fa il cantastorie, che va in giro raccattando storie e poi riraccontandocele. Il tutto era semplicemente anche per trovarci un po' insieme e renderci conto di che cosa succede intorno a noi.